Bentrovati, benvenuti, buongiorno. Siamo arrivati al nostro appuntamento, l'ora di pranzo quasi, con filo diretto, mezzogiorno e 2 minuti quasi. Saremo insieme fino all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione con il nostro telegiornale. In questo spazio, naturalmente, protagoniste saranno le vostre telefonate. Il numero è 031 23 10 92 per, diciamo, commentare gli avvenimenti principali, le cose che più ci interessano, e anche per fare delle segnalazioni, se è il caso, su vicende che insomma ritenete urgenti. Una notizia che vorrei dare in apertura, di cui sentirete poi qualcosa di più nel telegiornale, è che stamattina c'è stato un allarme bomba a Palazzo Tursi a Genova, e che sono stati evacuati gli uffici. Per 2 ore è stata chiusa la sopraelevata, una telefonata ha avvertito che c'era una bomba e che era praticamente firmata questa telefonata da un sedicente militante delle Brigate Rosse, e che la bomba era stata messa ed era una minaccia per chiedere la liberazione di Battisti. Questa cosa naturalmente. Ah, buongiorno Michele, il nostro regista Michele Mazzini e il nostro tecnico audio, telefono e aiuto regia. Vorrei salutarlo, Fabrizio Mattana. Vorrei salutare questa squadra oggi che mi aiuta, mi supporta in questo spazio. Passiamo subito alla telefonata, però prima volevo dire che in questa telefonata l'uomo si è definito portavoce delle Brigate Rosse e ha chiesto la liberazione di Cesare Battisti, il terrorista estradato 2 giorni fa dalla Bolivia. Ma sentiamo la prima telefonata, pronto? Buongiorno, guardi, in via Mazzini Sì. non si può più passare, le macchine sui marciapiedi, che io passo quasi tutti i giorni, è una cosa impossibile. Via Dobbiamo Mazzini. passare in mezzo alla strada perché le macchine sono tutte in fila lì sui marciapiedi, dall'altra parte c'è i paletti, di qui c'è le macchine. Io ieri una macchina che veniva forte mi ha preso nell'affare della borsa. Meno male che si è rotto il manico, perché io cadevo bella e lunga. Passa la polizia, passa i carabinieri, nessuno le dice niente. È una cosa impossibile. E tutti i giorni abbiamo detto a uno che era in macchina: sa cosa siamo andati? A quel paese, vaffanculo ci ha risposto. Noi la macchina di cui non lo troviamo, è giusto? Giusto, cosa vuole che le Ecco, dica? ma Via perché i Mazzini ad vigili? Alessandria, naturalmente, Sì, ma specifichiamolo. perché i vigili non passano a fare le multe? Come mai? Passa i carabinieri, passa la polizia, tranquilli, in macchina, fanno le passeggiate, ma non dicono niente. Non dicono niente. Io faccio la denuncia perché ieri per un pelo non sono caduta bella e lunga per terra, meno male che si è rotto il manico della borsa. Se no io quest'ora non so dove ero. Certo. Dobbiamo passare in mezzo alla strada perché le macchine sono tutte in fila sui marciapiedi vicino al muro. È Ecco, è una cosa. un serio problema questo che vorrei affrontare visto da un altro punto. Grazie per la telefonata e per la segnalazione, innanzitutto, e mi rendo conto, no, che quello che sta dicendo la telespettatrice è un argomento che è stato toccato più volte. Addirittura prima di Natale era venuta fuori una specie di dichiarazione fatta da un assessore comunale che diceva tolleranza zero con i parcheggi in doppia fila, ma è un tolleranza zero con i parcheggi selvaggi, eccetera, eccetera. Il problema è che è molto difficile intervenire su queste cose. Secondo me è un problema che richiede una politica, diciamo, di lungo periodo, abituare di nuovo gli automobilisti a essere in qualche modo ordinati a rispettare le regole, ma bisogna anche dargli gli strumenti, perché in effetti quando parliamo del centro della città o del centro delle città non ci rendiamo conto che i problemi principali stanno nel parcheggio, stanno nella possibilità di rendere accessibile ai cittadini un punto che offre tantissime cose, che vanno dai negozi ai servizi a tutte le attività amministrative, le banche, le cose, tutti vorrebbero confluire in centro. Allora, bisogna offrire in qualche modo la possibilità a coloro che arrivano in centro, primo di arrivarci,
o con servizi pubblici che purtroppo sappiamo che sono sempre limitati, che i tagli dal punto di vista del governo nazionale a tutto il finanziamento del trasporto pubblico è sempre più pesante e quindi è quasi impossibile immaginare uno sviluppo dei servizi pubblici. Ad Alessandria, per esempio, non abbiamo la metropolitana, non abbiamo molte possibilità per arrivare in centro. E allo stesso tempo i parcheggi costano carissimi, perché sono un modo anche di far cassa, quindi solo ultimamente si è resa, è stata liberalizzata la prima mezz'ora in Piazza della Libertà, che tra l'altro non so se è ancora attiva, se qualcuno lo sa magari può suggerirmelo, però questa prima mezz'ora di parcheggio in Piazza della Libertà, che è carissimo, è stata in qualche modo resa gratuita per favorire chi arriva per una toccata e fuga e può lasciare la macchina mezz'oretta. Però bisogna dire che tra banche, poste, comune, eccetera, eccetera, il traffico in centro evidentemente ha un'importanza notevole, un richiamo, parcheggi per le biciclette, biciclette, eccetera, eccetera. È tutta una politica generale che andrebbe cambiata, che è molto difficile da attuare. Non è che si dice che con la bacchetta magica poi si cambia. Ci vanno molti, molti mesi, ci va una politica di lungo periodo e qualcuno che se ne faccia veramente un carico, che la prenda come una missione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Vinci. Buongiorno. Io gli ho telefonato per dirgli com'è un pochettino la vita fuori da Alessandria. Mi è capitato di andare a Parigi, una città abbastanza bella, diciamo che bella come Alessandria, via, forse o quasi. Mi sono fermato a Vercelli perché ho dovuto prendere il treno a Vercelli. Il bello di tutto è che a Vercelli tu la macchina la puoi lasciare fuori anche 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni, nessuno ti dice niente, non hai nessun problema, sei vicino alla chiesa, c'hai davanti la stazione, oppure non c'è nessun obbligo. Quando io ormai siamo considerati dei numeri, non possiamo più posteggiare, non abbiamo più possibilità. Abbiamo dei posteggi come quello della ferrovia, che non riesco a capire come mai è chiuso e non riesco a capire, trovano delle scuse, non lo aprono mai, e bene o male sarebbe un altro polmone anche per noi. Vorrei sapere se c'è la possibilità di avere come si chiama, ancora l'opportunità di trovare qualche altro posteggio, se potete aiutarci anche voi. Grazie. Grazie a lei. Ma io quello che posso dire è che di campagne elettorali ne ho sentite almeno 10 delle ultime legislature, no? In cui venivano promessi parcheggi a non finire. Se non sbaglio, di parcheggi non abbiamo ancora visti nascere. Adesso qualche dichiarazione sul giornale è venuta fuori dal vice sindaco, da Buzzilanghi, che ha detto che molto probabilmente ci sarà un investimento importante, comunque si comincia a pensare nuovamente ai parcheggi in centro, addirittura sta rivenendo fuori il parcheggio di Piazza Garibaldi, sotto Piazza Garibaldi. Ma quando abbiamo comunque un mondo politico che è soggetto a pochissime, come posso dire, un margine di preferenze, no? Qualche assessore rischia di essere eletto o non eletto su piccolissime differenze, quindi ha bisogno di tanto consenso. Allora il famoso mercato che c'è in Piazza Garibaldi, che sarebbe un parcheggio fondamentale, importante, ma che non si riesce a spostare, che non si riesce a trovare un'alternativa e rimane lì a in qualche modo occupare uno spazio fondamentale per gli automobilisti, che servirebbe anche a tutti i negozi del centro. Ma questi problemi sono talmente tabù, non se ne parla neanche. Allora come facciamo a pensare che in quella piazza possono iniziare lavori che poi durano un po' come Terzo Valico 25 anni, come Terzo Valico, come l'alta velocità, la TAV, che durano 25 anni, che si dice, se ne parla, poi non si fa mai, si farà, non si farà.
Non so, siamo un po' da questo punto di vista rassegnati al fatto che se qualcuno non dimostra di avere davvero un forte carattere per prendere delle decisioni, tutto rimarrà abbastanza immobile e stabilizzato. Speriamo, non c'è limite alla, diciamo, non possiamo dire che non c'è futuro. Il futuro può esserci, basta che qualcuno se ne faccia carico. Oggi leggevo sui giornali e uno degli argomenti che tratteremo sarà sicuramente quello della piscina comunale di Alessandria, che è chiusa da tantissimo tempo e che non riesce a trovare un gestore che se ne occupi. Certo che se però non lo rendiamo appetibile per il gestore la piscina non la prenderà mai, perché ci sono da spendere un sacco di soldi, perché anche lì ci sono problemi di vario genere. È vero che in città e poi è una piscina scoperta che apre solo d'estate, quindi si può andare in bicicletta, eccetera, eccetera. Però è anche vero che chi investe dei soldi in quella piscina vuole avere la garanzia innanzitutto di poterla gestire per un bel po' di anni, che è una delle fonti di entrate è certamente il bar, ma se il bar viene tolto dalla gara d'appalto o comunque se il bar deve essere pagato a parte dall'imprenditore che deve riconoscere un diritto fondamentale al comune, allora tutto questo rende poco appetibile, no, la cosa per un eventuale gestore. E in fondo, diciamo, tutto alla fine si muove su questa base, cioè il business deve essere fatto un po' dall'amministratore pubblico, ma anche un po' dal privato. Non si può pensare che il privato va spennato e basta, o che sarà affidato solo a un amico, a qualcuno che creerà consensi politici o cose di questo genere, come succede in altri campi. Cioè ci va una amministrazione, un cambio nella mentalità in questo paese, in Italia, dico in genere, non soltanto in una città come Alessandria. Leggevo l'altro ieri che per esempio il Comune di Genova addirittura dà degli incentivi per coloro che adesso vanno ad aprire dei negozi in centro, perché il centro si sta desertificando. D'altronde, se arrivare in centro significa non poter parcheggiare, moltissimi oramai con la questione dell'inquinamento, no, anche ad Alessandria, i veicoli, molti veicoli non riescono ad arrivare in centro, eccetera, eccetera. Prima o dopo si desertificano, no, le vie. I negozi chiudono e tutto questo rende poco appetibile l'investimento nel centro delle città, e allora si stanno dando degli incentivi. E io non so com'è, se il telefono è funzionante o no, se abbiamo qualcuno in linea o no, però magari ditemelo. Vi ripeto, il numero di telefono è 0131 23 10 92 e volevo dire anche quest'altra cosa, che rispetto alle telefonate che sono arrivate precedentemente, naturalmente ho parlato con l'assessore e abbiamo segnalato la questione delle luci sul ponte Tiziano, che due su tre non funzionano, i restringimenti che ci sono stati, la rotonda di via Giordano Bruno di fronte diciamo a uno dei centri di fast food più famosi che ci sono lì, che ha un approccio piuttosto difficoltoso, che è scivoloso. Stiamo ragionando e stiamo seguendo anche la vicenda della discarica di Frugarolo. Lo dico perché queste telefonate poi arrivano fuori tempo e quindi non riusciamo a passarle nel programma. La discarica di Frugarolo, adesso stanno prendendo posizione anche dei gruppi politici che naturalmente dicono, io però non sento, non so come mai, forse c'è il volume troppo basso. Se c'è la telefonata passiamola, perché se no, pronto? Ah, ok, allora io aspetto che mi diate il via. Dicevo, la discarica di Frugarolo e Casal Cermelli, che sta minacciando nuovamente la freschetta, diciamo, ci sono arrivati due o tre comunicati da gruppi politici, da gruppi ecologisti, eccetera, eccetera. Sarà un argomento che tenteremo di approfondire appena avremo notizie sufficienti su coloro
che vogliono gestire questa discarica, cosa vogliono farci e diciamo quante tonnellate di rifiuti andranno a riempire lì e di che tipo, perché fino adesso ci sono state delle dichiarazioni ma non sappiamo se sono veritiere o no. Poi un'altra cosa che volevo dire è che rispetto a coloro che avevano telefonato sui lavori nella facciata del comune di Palazzo Rosso e sul tetto di Palazzo Rosso, i lavori sono iniziati questa settimana, o dovrebbero essere iniziati finalmente questa settimana, e vi avverto perché anche questi creeranno problemi alla viabilità che staranno fino al mese di ottobre, queste impalcature, quindi siamo a gennaio, dureranno fino a ottobre, se ho capito bene, per completare appunto tutti gli interventi sulla facciata e sul tetto. Sentiamo comunque la telefonata, un'altra telefonata. Pronto? Diamo spazio. Pronto? Alla telefonata. Sì, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, eccomi. Da dove ci chiama? Io chiamo da Alessandria. Sì. Ecco, volevo chiedergli come mai nella caserma La Valfré possono parcheggiare solo chi porta una divisa senza non pagare un centesimo. Allora, guardi, io sono stato un dipendente comunale per 25 anni e non ho mai avuto un centesimo, una volta un biglietto dell'autobus. E loro, anche loro prendono uno stipendio come prendo io. Se loro facessero il parcheggio a pagamento, anche un euro per mezza giornata, io penso che i soldi del comune li fa su lo stesso, da pagare il personale. Sì, quello che sta dicendo, la ringrazio naturalmente per la telefonata, per il suggerimento. Purtroppo devo salutarla, così lasciamo libero lo spazio del telefono perché ad altre telefonate, perché è stato un po' poco utilizzato, bloccato per un po' di tempo. Allora, dicevo, questa vicenda della caserma Valfré, se non sbaglio, c'era ancora la giunta Scagni, c'era ancora l'assessore Miraglia quando se ne parlava, quando si offriva il parcheggio ai carabinieri che ci sono in piazza Vittorio Veneto, che è lì vicino, dove lo stesso c'è una mancanza di spazi per le automobili. La destinazione di questa caserma Valfré deve essere in qualche modo, come si può dire, definita. Una volta deve diventare un pezzo di un supermercato, un'altra volta deve diventare l'università, un'altra volta la nuova sede dei vigili urbani, un'altra volta deve diventare un'altra cosa qualunque. Può essere uno spazio utilizzato, come viene fatto molte volte, per manifestazioni eccetera eccetera, ma sicuramente bisogna prendere una decisione, perché sennò poi non si può neanche dire trasformiamola semplicemente in un parcheggio, voglio dire, tra l'altro i costi, le situazioni non lo permetterebbero. Certo è che è stata data come valvolo di sfogo a un certo tipo di utilizzo, che è quello delle forze dell'ordine, perché Piazza Vittorio Veneto in effetti è molto piccola, e anche perché in questo modo si lasciano liberi, sì, passo subito alla telefonata, si lasciano liberi gli spazi nella piazza a disposizione anche di altra gente. E anche lì ho visto qualunque cosa, macchine che si parcheggiano ovunque, perché quando c'è tanto bisogno di parcheggio la gente si inventa qualunque situazione. E il problema si risolve non solo con l'educazione civica, ma aumentando proprio gli spazi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Da dove ci chiama? Sì, da Alessandria. Prego. Volevo chiedere, più che altro è una domanda la mia. Sì. In Alessandria stanno mettendo la fibra ottica. Sì. Dappertutto, no? Anche questo, sì. Io volevo chiedere, ma cioè, dopo effettivamente fatto questi tipi di lavoro, a chi spetta sì, poi tappare i buchi, asfaltare i pezzi, no? Tagliati, quelle cose delle strade, no? Cioè, chi effettivamente deve controllare, cioè, perché ci sono alcune strade che, avendo fatto quel tipo di lavoro,
Ci sono anche trasversali, cioè ci sono dei buchi, delle cose. Cioè c'è qualche, non so, qualcuno che sorvegli queste cose qui, queste cose, non so. Giusto, grazie per la telefonata. Allora, nell'elenco che stavo facendo prima di suggerimenti che ci sono arrivati nelle scorse trasmissioni e che ci arrivano anche fuori orario, c'era anche questo. Nelle ultime puntate è sempre venuto fuori questo argomento. Io venerdì sera l'ho fatto presente all'assessore Barosini che ho incontrato e che ho invitato in trasmissione. Lui sarebbe disponibile immediatamente, adesso dobbiamo solo decidere il giorno e poi verrà a rispondere, proprio perché essendo assessore ai lavori pubblici sa dare la risposta su questo argomento. Mi ha detto che il problema non dovrebbe sussistere, nel senso che le cose saranno rimesse a posto, però non rispondo io al suo posto, quando sarà qui presente ci racconterà come si pensa di risolvere questo problema della fibra. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che questa fibra finalmente che si faccia, che venga completata. Adesso molti problemi dipendono proprio dai collegamenti internet, vedete, un mondo in evoluzione, noi parliamo di modernizzazione, vogliamo che ci siano molte più cose, le prenotazioni che so io in ospedale, le prenotazioni nei tribunali, stamattina è venuta fuori questa app, credo che sia pubblicata sul Piccolo, che adesso si potrà vedere che coda c'è al pronto soccorso, quanti sono in codice rosso, in codice verde, in codice giallo. Un ragazzo, un ingegnere, ha fatto, un informatico, ha fatto questa app che mi sembra molto utile. Io l'ho letta poco prima di entrare in trasmissione, ve ne parlerò la prossima volta, magari lo inviteremo per farci spiegare bene come funziona. La fattura digitale, tutto richiede in questo periodo anche una maggiore conoscenza e migliori collegamenti via internet. Pensate, che so io, gestire tutte le pratiche del Tribunale di Alessandria che sono veramente infinite. Tutto questo richiede collegamenti importanti e investimenti, grandi investimenti su quello che è l'informatica. La telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Osvaldo. Buongiorno. Mi dica, Osvaldo. Siccome io sono uno di quelli che guardano e telefonano abbastanza sovente, volevo dire a quei signori che si lamentano perché non riescono a prendere a lei, ma devo dirgli che oggi ad esempio c'è stato un quarto d'ora che nessuno ha telefonato, quindi... No, beh, ma lì è stato un problema tecnico. Va bene così, ma, cioè, voglio dire, ho capito, però io ho fatto il numero un attimo fa, ho preso la linea, certo, quindi certo. Voglio dire, non è colpa vostra o colpa di chi continua a telefonare. No, è che delle volte bisogna anche darsi una mossa, no? Sì. A proposito dei parcheggi, una cosa, sì. non la sento male. No, mi dica, continui. No, volevo pure dire, a proposito di parcheggi, una cosa l'altra, una cosa oscena è davanti alle scuole al mattino, parcheggi non selvaggi, sembra di essere quel film, La conquista dell'West, arrivano lì con le mamme, con i bambini, se potessero entrano dentro la scuola per poter portare. Io quando ero giovane c'era gente che veniva dalle casine, si faceva un chilometro e mezzo per venire a scuola e non era neanche passato lo spartineve, voglio dire. Qui si va da un'esagerazione all'altra, era male a loro perché purtroppo c'erano dei problemi, ma oggi dove la prima cosa sono le scuole, come vengono tenute, e devono, ma cosa, hanno paura che il bambino si raffreddi? Voglio dire, facciamoli camminare un po' anche questi bambini, non che salgono e scendono da una macchina all'altra senza, e poi li portiamo al supermercato e si meravigliano, gli chiedi, sai dove nascono come nascono? Nel supermercato, le galline, i polli li vedono nei supermercati, ma portateli un po' in giro a vedere quello che è il bello della natura, compagnia bella. Comunque, arrivederci, ciao. Grazie, anche perché siamo arrivati al termine, grazie per la telefonata. Allora, voglio dire, ci sono dei momenti in cui il centralino si intasa,
Vi assicuriamo però che stiamo cercando di risolvere il problema, perché proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto un nuovo sistema telefonico che entrerà in funzione, per cui speriamo, domani avremo un corso di aggiornamento anche noi su questa vicenda, speriamo prossimamente di avere la possibilità di darvi più facilità di accesso alle telefonate. Siamo arrivati al termine, ringrazio il regista Michele Manzini e tutti voi, arrivederci, buon telegiornale.